ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con WWE Super Ragazzuoli. Oggi finalmente il primo giorno in cui potremmo finalmente tentare di mettere le mani sul nuovo, anzi che dire nuovo, il remaster Brock Lesnar della prima stagione. Signori, è veramente una carta fantastica, Valhalla a tema, primo People's Champ, primo evento stagione The Night of Champions, Randy Orton vs Brock Lesnar. Wow, dopo 8 anni finalmente ritorna questa carta. Eccolo qua signori, nel negozio abbiamo già l'opportunità di portarci a casa il gettone remaster. Che cos'è questo gettone? Intanto questa qui è la carta, veramente zain. Ok, il design è simile a quello vecchio, però totalmente rinnovato, è fantastico, bello. Ho già visto qualcuno di voi, mi ha mandato lo screen e già ce l'ha. Ma già voi, lo voglio anch'io, lo voglio. Comunque, qui ovviamente abbiamo sapere di provare sia la remaster di Brock, sia anche quella della stagione scorsa. Abbiamo trovato noi in un video il Roman Reigns Money in the Bank, poi abbiamo anche il John Cena, poi abbiamo anche il Money in the Bank Seth Rollins e il Local Talent. Sono tutte quante le carte remaster che al momento sono uscite, ma sicuramente ne usciranno anche delle altre, sono sicuro, sicuramente che torneremo con altre carte perle. Secondo me ci sarà probabilmente anche un Undertaker, quello che ci fu per la stagione 3, l'Ultimate Undertaker per Royal Rumble. Chissà se potrebbe tornare quest'anno come remaster. Non lo so, io lo dico qui, potrebbe succedere, oggi che è il 19 gennaio potrebbe accadere, non lo so. Comunque questa missione andrà avanti fino al 25, purtroppo nel menu collezionabile ancora non c'è niente. Probabilmente ci sarà un menu dove andremo a pullare un Brock Lesnar sicuro con tipo 30 collezionabili, non lo so. Ad ogni modo questi collezionabili sono pullabili una volta al giorno in draft board gratuitamente. Quindi io l'ho già pullato, l'ho già messo a fondere, la fusione è pronta. Oggi andremo a pullare il primo pacchetto, spero. Voglio Brock, voglio. Anche se tanto sono sicuro lo farò singolo a vita, però perché tanto ho un segreto di Brock, avete visto anche il video scorso, ho fatto anche quello Valhalla, ho preso quello della missione, ma tutti singoli, quindi niente. Siamo anche in addirittura d'arrivo con la fase attacco e battleground, quindi stasera spero di trovare un ottimo pacchetto, anche se sarebbe il caso di tenerseli per Royal Rumble, visto che manca una settimana, però ehi. Ad ogni modo, dall'ultima live abbiamo finalmente pullato, grazie al cielo, la nostra prima Valhalla Pro. E ultima carta signori, andiamo a buttare tutto quanto duale, manca quasi 15 punti, vai. E noi ce le mettiamo tutte. Non mancano tante, eh. Quindi stasera potrebbe essere la volta buona. 5 carte, ce lo facciamo dire da Google. Ehi Google, un numero da 1 a 5. Ecco un numero a caso, 4. 4, quindi questa qua a destra. Signori, 3, 2, 1, vai! William Regal. Se la Valhalla avrò fatto pro. Mannaggia te. Ti ributto lì. Non mi servi, ti ributto qua. Vai, via. Fuori. Signori, abbiamo un'altra scelta, l'ultima della serata questa. Che poi non riusciamo a prendere un'altra. Ehi Google. Un numero da 1 a 4. Ha detto 1, però si è sentito piano, come mai? Ha abbassato il volume. Quindi questo. Oddio! Biggie! Pro! Pro! Dimmi che è pro, è vero, è pro, l'ho preso, vero? L'ho preso l'altra volta Big E. Guarda, ti tronco le gambine Big E, eh? Ecco lì, eh? Combinabile Valhalla, oh yeah! La prima Valhalla. Eccolo qua signori, il nostro Big E è la carta numero uno nel deck in questo momento. Finalmente la prima Valhalla pro. Wow! Cioè guardate i parametri, è quasi quanto questa, tipo no? Cioè ci manca poco, siamo lì, eh. 16 milioni in media, lui con rinforzo 3, pro vortice, addirittura diventa forte quanto questo quasi. È bellissimo. Ad ogni modo, abbiamo fatto la nostra prima Valhalla pro e il nostro deck non è che si è modificato di tanto, siamo sempre più o meno lì. Siamo a Valhalla Plus, poco più di metà. Ci manca ancora almeno un'altra carta pro per arrivare a Double Plus, più ovviamente. E intanto stiamo aspettando anche un'altra fusione, tra 3-4 giorni sarà pronta, quindi speriamo, se fosse pro quella, allora
se potremmo essere ancora in partita, altrimenti dobbiamo tentare il tutto per tutto anche in questo Clash of Champions, che al momento dell'uscita di questo video sarà già iniziato, quindi spero di essere già in una buona posizione in classifica. Vedremo. Allora ragazzi, quest'oggi andremo a farci ovviamente il nostro Wild Wednesday. Non so quanto devo completarlo ancora per finirlo. Ovviamente ci pulleremo questo pacchetto Brock Lesnar, spero di ottenerlo. Intanto andiamo a prenderci anche i pacchettini gratuiti, giusto per avere qualche credito e qualcosa in più, che male non fanno. Ok. Tra l'altro ho da fare anche un'altra pro, che ho fatto vedere anche in live, ovvero Bailey Vortice, che dovrebbe stare nel Performance Center a farmare i livelli. In questo momento infatti manca un giorno e 9 ore. Beh, sono costretto a fare questa cosa perché altrimenti consumo troppe carte ed è un problema. Quindi, visto che adesso da diversi mesi l'hanno messo gratuito, approfitto anche di questo per allenarlo. Faccio direttamente tipo 75 pullate in draft board, non butto nella polvere, ma tengo quelle 75 carte per darle in allenamento e poi le metto qua nel performance center. Così almeno risparmio un par di giorni, niente di più, però intanto è già qualcosa. Signori, andiamo a vedere intanto questo Wild Wednesday come procede. Ticket 64, sì, prossimo pre-pack opening lo facciamo in Royal Rumble, o perlomeno quando arriverà Royal Rumble. Prima di concludere andiamo a prenderci gli ultimi due ripristini, vediamo un po' quanto mi manca il draft board, se c'ho qualcosa 32 carte, aspetto, dovremmo pullarli almeno due. Così completiamo. Eccone uno, e signore, arriverà anche il secondo in 29 carte, o no? Sì o no? E certo che arriva. E dai, magari arriverà anche il Reset Card Pull Valhalla Brock Lesnar Pro Boom. Bello. Dunque, facendo calcoli, il prossimo gettone dovrebbe arrivarmi stasera dopo le 22 all'incirca, perché l'ho pullato intorno a quell'ora, quindi non so se si resetta ovviamente alle 21 o al momento che io lo pullo. Penso sia alle 21. Ogni giorno alle 21 si resetta il tutto, quindi alle 21:01 proprio assoluto a pullarne un altro e buttarlo e tutto lì subito, non me ne frega assolutamente. Dai, dammi qualcosa di bello. Oh, forgiatura tavolaccio, va bene, andiamo fino in fondo, ripristiniamo la tavola ancora. Ecco, roba perfetta, abbiamo completato tutto quanto e anche di più. Gli ultimi Wild Wednesday non è che vanno granché, però vabbè, ci tentiamo anche quest'oggi. Tutte volte abbiamo pullato Valhalla, allenamento e qualcos'altro, ma poca roba. Nell'ultima draft board esclusiva ho trovato Natalia Palude, che non l'ho presa dall'evento che c'era nella Clash of nella Giant Elite, l'ho presa adesso, quindi la potrei fare anche prima, ma non mi interessa, vabbè, peccato. Ah, comunque abbiamo preso anche in team il Roman Reigns, tanta roba, ottima vittoria. Ho preso tutto? No, non ho preso questo, vedi? Ehi, mi stavo scordando di Seth freaking Rollins, mi sto... Crisis, ti stai scordando un po' di ricompense, eh? Guardalo! E te vai avanti, vai, poi vedi? Vedi che succede? Perdi tutto. Non ho preso niente, non ho preso. Ho preso soltanto il Roman Reigns. Tutto il resto l'ho preso, perfetto. No, perché qualche carta mi servirà sicuramente per allenare. Ma poi non so se io se Rollins ce l'ho, onestamente, voglio guardare, ma potrebbe essere pro? Fammi un attimo vedere. Combinabile vortice. Ho tutto e di più tranne che lo, vabbè, non importa. Signori, direi di procedere con il pack opening di questo mercoledì Wild e poi andremo a cercare Brock Lesnar, signori. Che emozione, vai con i tickets! Siamo a quota 68, vai con i coin. Devo risalire perché a parte non shopperemo in questo Clash of Champions, però se tra poco arriveranno gli eventi quelli fieri anche per la Rumble, missioni e... Ci sarà anche probabilmente missione San Valentino tra un mesetto, quindi aspettiamoci qualcosa pure là. Carta allenamento, dammi qualcosa di buono, mi servono. Boom! Forgiatura e vortice. Vortice però, plus. Not bad. Buono, ok, va bene. Qui vorrei almeno o un Poleyman Valhalla a questo punto, o chi era l'altro? William Regal Valhalla. Quindi faccio pro. 3, 2, 1, boom! Pro William Regal, yeah! Perfetto, abbiamo pullato la Valhalla e siamo rovinati il pacchetto finale. Vabbè, però ha fatto comunque almeno lui pro, quindi si sale un po' come parametro. Almeno un pochino sì, dai. Signori, andiamo a pullarci questo pacchettino, vediamo cosa succede, cosa c'è all'interno. Spero un triplete veramente fantastico da leccarsi i baffi. 3, 2, 1, boom!
Ma veramente ho preso questo pacchetto. Scusa, a che livello sono io? Scusa, no, scusate, eh. Valhalla Plus. E tu mi dai 3 SummerSlam 21. Sei cattivo. Non so, sei veramente cattivo, super cattivo. Veramente. Non ho parole. Però che bello, guarda, combinabili Valhalla Pro di nuovo. Ok, lui è allenato, perfetto. E ora così c'ho da allenare anche questo, capito? Non è che mi manca le carte, adesso da allenare pure lui. Vabbè, ce lo facciamo pro. Vediamo se posso dargli qualcosa. Presumiamo che abbiamo qualche carta buona. 53. Chissà se i manager possono essere allenati in performance center. Sapete, non ci ho provato. Voglio fare una cosa prima. Siccome ho trovato alcune carte buone, vorrei ripristinare tutti gli altri deck, ovvero per esempio Rotto Glory, Auto Riempimento, perché se qualche carta mi va via da qua la posso aggiungere almeno all'allenamento, perché se no mi dice nel deck non posso, vedi. Valhalla Plus pure qua. E poi non possiamo modificare nient'altro se non i wargames. Ok, vediamo se magari cambia qualche cosa. Vedi, infatti in questo momento Bradshaw non è più in nessun deck. Potrei utilizzarlo, vedi. Pure Mace. Vediamo lui. 92%. Ok, abbiamo qualche miglioramento, dai. Forgiatura. Ce n'ho uno preso adesso. Andiamo al 94. Poi ho trovato qualche palude. Un allena double plus palude. Domanda 96, ma è veramente poco, comunque anche double plus a questi livelli qua. 99, oh mio Dio, mi tocca utilizzare un altro? 100%, ok, oh bello, adesso possiamo farlo proprio. Quindi, cerchiamo anche il secondo. Sta nel deck, rimuovi, purtroppo sta nella King of the Ring. Non posso farlo adesso, perché King of the Ring è attiva. E niente, quindi aspetterò la King of the Ring che finisca, tanto mi sa che mancherà poco, vero? Siamo in finale, allora aspetta, allora carico che la... No, non vincerò, ma perché? Vabbè, magari che ne sai. Il gioco si paga. Ha fatto amicizia per me. Vabbè dai, prendiamoci 25 ricompense e quanto il resto, e poi vabbè. Signori, a questo punto, vabbè, la prova la farò poi. Si deve per forza a questo punto andare in camera di fusione per questo gran finale di video. The Beast is back! Dalla stagione 1 con furore il Brock Lesnar arriverà, sarà in questo pacchetto. Ragazzi, in questo pacchetto c'è la merda o c'è lui? C'è poco da qua. 3 2 1 Let's go. Anche perché mi sa che se trovi Brock Lesnar trovi direttamente il pacchetto. Non ti dà la fusione in questo modo, ti dà il pacchettino. Quindi vabbè, alla fine non è stato tragico, perché potevamo trovare una SummerSlam 21 pure qua. Abbiamo trovato una Pro TT Bar, anzi mi sa con rinforzo addirittura. Però niente. Beh, dovremo trovare un altro gettone questa sera. Lo butterò qui into the Fusion Chamber, in attesa di 4 giorni e 21 ore di Valhalla. Signori, per oggi purtroppo è tutto. Spero di trovare un Brock Lesnar al più presto, almeno il remaster lo voglio. Almeno una copia lo voglio, almeno una. Signori, concludo questo video, spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti ragazzi.